Benvenuti al fatto che una volta di più replichiamo questa meravigliosa esperienza della manifestazione fatta dai ragazzi. Il primo ringraziamento va a loro e con questo voglio aprire, con questo voglio sottolineare una volta di più che 18 anni che insieme al mondo della scuola riusciamo a presentare la città ai propri cittadini ma anche ai turisti che vengono a visitarci. Abbiamo appena ricevuto le guide anche per quest'anno, è un prodotto assolutamente straordinario e vorrei sottolinearlo perché non era affatto scontato che quest'anno riuscissimo, visti i chiari di luna che insomma caratterizzano un po' quello che succede a tutti, che si potesse realizzare questa guida. E nella guida trovate una sintesi di tutto quello che è lo sforzo collettivo della manifestazione. E nella guida trovate anche un'introduzione che, da cui traggo alcuni spunti, che sintetizza un po' qual è il valore di questi 18 anni, di questo laboratorio permanente sul patrimonio culturale. E questo è il Monumenti Aperti. È un laboratorio che di anno in anno si arricchisce di contenuti, è un laboratorio che di anno in anno si arricchisce di nuove scuole, di nuove esperienze, di nuove sperimentazioni. È un laboratorio longevo e popolare. È un laboratorio che fortunatamente fin dal primo anno ha riscosso un grandissimo successo di pubblico ed è questo uno degli elementi che ci ha consentito e che ci consente di anno in anno, nonostante tutto, di continuare a pensare a questa esperienza come una cosa di, come un qualcosa di irrinunciabile, che mette molto ottimismo e mette veramente molta voglia di proseguirlo, il percorso. È un laboratorio che consente non soltanto sperimentazioni, ma consente anche delle innovazioni, a volte, come dire, fuori dagli schemi. C'è stato un periodo molto lungo in cui, per una sorta di, forse anche snobismo da capitale, la manifestazione doveva cominciare con Cagliari nel primo weekend. E ormai da qualche anno, che anche questo è un tabù che è venuto meno, la manifestazione è cominciata la settimana scorsa, ha aperto in alcuni comuni, Sassari, San Gavino, Sardara, Oristano, Codrongiano, che per la prima volta partecipava con la cattedrale di Saccargia, e anche questo è un altro elemento che mi fa ben sperare rispetto a quello che il laboratorio esprime, cioè la capacità di rinnovarsi e di rinnovarsi regolarmente anche all'interno della regione, ma non solo. Questo è l'anno in cui per la prima volta la manifestazione salta i confini territoriali. Celebreremo Monumenti Aperti anche a Santo Stefano Belvo, in Piemonte, vicino a Cuneo, ma non è l'unica regione che ci guarda con interesse. L'Emilia Romagna, la Puglia, stanno guardando veramente a questa come una possibilità di recupero del patrimonio, una possibilità di replicazione, diciamo così, di questa esperienza nel loro territorio. E quindi Monumenti Aperti non ha limiti di innovazione, non ha limiti geografici, non ha limiti dal punto di vista delle contaminazioni. Ormai è anni che abbiamo contaminato le visite guidate con visite speciali, con itinerari, con percorsi, con una serie di veramente partenariati che si allargano a dismisura. Sono sicuro che non riuscirò a citare tutto e tutti, però fortunatamente insomma, il comunicato stampa sarà in grado di recuperare tutti gli aspetti che la manifestazione in qualche misura sintetizza. E alcune cose però bisogna sottolinearle. Questo è l'anno in cui abbiamo continuato a mantenere basso il numero dei monumenti e questo è legato alla scelta del tema. Questo è l'anno della città di pietra. Oltre la città di pietra è il tema della manifestazione e dai 120 siti che fino a qualche anno fa si presentavano al pubblico abbiamo deciso, proprio per una ragione legata all'itinerario, di proporne 67. Questo però non ha inciso nei due anni passati affatto in termini di visitatori e popolari. Quest'anno è per noi non solo l'anno in cui Monumenti Aperti diventa maggiorenne, ma è anche l'anno in cui noi, tutti noi, stiamo perseguendo un sogno e un obiettivo che è quello della candidatura di Cagliari, Sardegna, per il programma della Capitale Europea per il 2019. Come voi sapete abbiamo passato la pre-candidatura e siamo approdati nell'agognata finale e adesso ci prepariamo a stendere il nuovo progetto di candidatura.
candidatura. Io vorrei dire che questo progetto di candidatura è riduttivo chiamarlo progetto, anzi forse è fuorviante. Il progetto è ciò che noi dovremmo mandare alla commissione di valutazione, ma il progetto è il risultato di un processo di profonda rigenerazione urbana, di messa in rete, di sempre più partecipazione e coinvolgimento, che comunque al di là dell'esito finale noi vogliamo che vada avanti. Ecco, non è un qualcosa calato dall'alto che abbiamo pensato per impressionare la Commissione, abbiamo parlato di quello che già c'è. Ed è per questo che è molto significativo, per riprendere le parole di Fabrizio Frongia, ed è stata una volontà dell'amministrazione di Cagliari già da 2 anni, di concerto con tutto il comitato, che Cagliari non debba per forza aprire la serie di monumenti aperti. Noi vorremmo essere una porta aperta su tutto il territorio regionale, vorremmo avere l'onore e l'onere di diventare un volano, un motore di sviluppo e un punto di passaggio verso percorsi integrati. E in questo senso arrivo alla mia ultima considerazione: monumenti aperti, non lo dico per retorica o piaggeria, rappresenta un laboratorio, userei questa parola, che esemplifica molto bene tutto il processo alla base della candidatura. Monumenti aperti ci ha insegnato, ci sta insegnando gradualmente, come ho detto prima, il concetto di rete, il concetto di coinvolgimento, di partecipazione, dà suggestioni importanti di percorsi e soprattutto ci insegna che cos'è la cittadinanza culturale, che è alla base di tutto quanto il nostro processo, che ragionando in termini di lascito reale e concreto ai territori, quindi volendo promuovere un innalzamento costante, intravede nella dimensione europea, proprio come esemplificazione della dimensione europea, proprio la cittadinanza culturale, che non vuol dire solo i cittadini che si riappropriano di Cagliari, dei propri spazi, ci aiutano a rileggerli, a riscriverli, ma anche i turisti, i visitatori, perché in fondo anche questa dicotomia turista-cittadino, quando si parla di cultura, viene meno. E da ultimo, non è un caso che abbiamo deciso quest'anno di fare la conferenza stampa di Monumenti Aperti in questo spazio, dove è allestita una mostra che non è una mostra, ma è una mostra laboratorio, futuro prossimo, pensata, progettata insieme al Dipartimento di Architettura, avvalendoci quindi di competenza a proposito della messa in rete e ovviamente della professionalità dei gestori del centro, di Camus. E in questa mostra, che sembra solo apparentemente una mostra di opere pubbliche, in realtà noi stiamo restituendo un senso profondamente culturale della città, cioè l'idea che veramente nella esemplificazione dei paesaggi, se leggete, c'è un'idea di città policentrica, di una città riconnessa e di una città aperta al suo interno ma anche a tutto il territorio regionale. Esistono infatti delle altre sale dedicate ai comuni e questo ci dà veramente il senso fisico anche di questo progetto. In questo spazio noi, grazie alla collaborazione di Camus, abbiamo lanciato un open call per cui tutti i cittadini potranno venire in questi spazi a ragionare, a rifletterci e darci suggestioni. Ed è questo molto importante, perché in questo spazio è diventato il laboratorio di Monumenti Aperti e a livello simbolico mi piace dire che è diventato anche un laboratorio di cittadinanza attiva grazie al sostegno di tutte le forze. Quest'anno l'inaugurazione di Monumenti Aperti sarà a Tuvigeddu alle 10:30, sabato, e questa è un'altra vittoria di un percorso di sensibilizzazione di cui Monumenti Aperti si è fatto portavoce, perché dopo sabato sia Tuvigeddu che l'anfiteatro non chiuderanno più. Quindi stiamo facendo un'inaugurazione che è un'apertura, un riappropriarsi di un bene negato, e questo è lo spirito di Monumenti Aperti, che non vuole aprire per 2 giorni e basta, ma vuole ricordare sempre alle istituzioni un dovere di riapertura per i cittadini di tutti quanti i beni pubblici. Quindi vi diamo appuntamento a Tuvigeddu. Io vorrei ricordare che la scelta del tema, spesso lo possiamo dire, non l'ha accennato Fabrizio Frongia, è un'idea di ragionamento anche in ottica formativa per le scuole, di percorsi che in linea con quest'idea di ricucitura e riconnessione della città. Quest'anno è oltre la pietra, perché noi vogliamo alla base della candidatura pensare a una città che esce da un arroccamento esemplificato dal castello e si riapre ai territori
sia urbani che extraurbani che addirittura più lontani. Questo non vuol dire che altri monumenti non inseriti non siano aperti. Io vedo gli amici del Teatro Lirico, il Teatro Lirico insomma sarà aperto, sono dei partner tra l'altro anche della candidatura autorevoli, come sarà aperta la Casa Massonica, come ad esempio sarà aperto il parco di Molentargius, perché il parco di Molentargius è veramente quello spazio aperto e urbano, quel primo segno, quella porta della città che poi ci porta anche a tutti quanti gli altri segni nel territorio regionale. Quindi io da 2 anni, questa è la terza edizione, che la data dei monumenti aperti è decisa esattamente un anno prima, anche perché nel nostro ragionamento di primavera cagliaritana, fatta di Settimana Santa, Sant'Efisio, di festival, monumenti aperti, si inserisce proprio in un calendario che viene concordato per offrire alla città tutti i fini settimana, in qualche misura sia di aprile che di maggio, qualcosa di interessante nell'ambito culturale, artistico e letterario da fare e da vivere insieme ai cittadini, quindi proprio una contaminazione cittadini, turisti, che ci piace e sul quale stiamo lavorando. Quindi grazie perché accettare una sfida un anno prima di lanciare a chiusura la data successiva è facile, dopo il 4 di maggio il primo weekend è disponibile, però è una sfida che ci impegna sempre di più ogni anno e che comunque ci dà sempre grandi risultati e grandi soddisfazioni. E gusta la città. Gusta la città è un'iniziativa che insieme al Consorzio del Centro Storico, che voi sapete bene annovera all'interno della Marina quasi 40 ristoranti, che si apre insieme ai monumenti aperti con delle quotazioni, con delle tariffe, con dei menu dedicati, proprio perché le attività produttive sempre di più fanno parte dell'offerta turistica della città. Loro sono, questo mi piace sempre ricordarlo, non c'è turismo senza attività commerciale, non c'è una città turistica senza le serrande sollevate e le luci accese. Questo è un momento difficile, lo sappiamo tutti, monumenti aperti spesso diventa un momento anche di attrazione non soltanto per i turisti, per i cittadini, ma anche per gli escursionisti, per cui per tutti i sarti che decidono di venire in città e invadere in questo modo le nostre strade e speriamo anche le nostre attività commerciali che decideranno di stare aperte.